Salve, mi chiamo Samuel. E ho la sensazione che quello che dirò verrà usato contro di me, quindi preferisco stare zitto. È lo stesso. No, mento, non è lo stesso. Così mi piace ancora di più. Hai un fardello enorme e il coraggio di sopportarlo. E io ho ancora più voglia di conoscerti. Aspetta. Che ne dici? Ci sono troppe luci? No, è bellissimo. Io non ti odio. Non che non ci abbia provato, ma non ci riesco. Sta sicura che se ti ho perdonata io dopo quello che mi hai fatto, possono farlo anche loro. Non vedo in che modo. Non fuggendo. Fuggire non servirà a niente. Soprattutto dopo che avrai ricattato la tua famiglia e gli amici e avrai buttato il tuo futuro nella spazzatura per scappare con qualcuno che non conosci bene. Sicuro che è questo quello che vuoi fare? Voglio sapere tutto. E io voglio solo scopare con te. Lo sai fare. Hai un po' di pomodoro. Dov'è? Aspetta. Che scemo. Vattene! No! Già ho ucciso una ragazza! Tanto vale ucciderne un'altra! Lasciala! È così che investighi! Ti sta ridendo in faccia! Ti dispiace se ho un problema con l'assassino di mia sorella? È stato il tuo amico Polo, idiota! Ma che cazzo stai dicendo, bastardo? È stato Polo! È una giornata! Ascoltami. Non mi provocare, cazzo! Se non si butta, risolto! Ascoltami! Voleva recuperare l'orologio di Carla. Christian ha saputo e voleva raccontarlo. Ma che cazzo! O credi che sia stato un incidente? Finirà in carcere, te lo dico io. Questo non lo sai. È quello che si merita. Tu eri un ragazzino viziato e questo ti ha dato alla testa. Ma la gente non riceve sempre quello che merita. Ma non puoi tirarti indietro ora. Lo sai che se vado avanti mando a puttane la mia famiglia, l'azienda, tutto. Che cazzo mi resta, eh? Io. Ti resto io. Ti amo. Solo se faccio quello che mi chiedi, no? E una volta fatto mi lascerai a marcire di nuovo. Se fai ciò che ti chiedo, mi dimostrerai di essere la persona che amo. Che volevi dirmi? Vado via. A studiare fuori. Sola. Questa è l'idea. E accetterai visite? Dipende. Porterai la tua pasta? Che ci fai qui? Te le sei dimenticate. E Guzman? A casa sua, immagino. Oh.
Che c'è? Alla fine hai bevuto? Magari. Ditto una cifra. Ci sono cose che non si possono comprare. E ti chiedi perché stai rimanendo solo? Avanti, Samuel. Dammi quella cazzo di Sim. Altrimenti cosa? Non hai più niente da offrirmi. La prenderai con la forza? No. Questo significherebbe sporcarti le mani. Tu sei abituato che gli altri se le sporchino per te.